Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. E ragazzi, ho appena ripreso la mia moto dal meccanico, come saprete perché vi avevo già detto che ci sarei andato. E mi hanno fatto un bel po' di modifiche, adesso me la sento un po' stranina se devo essere sincero, non so, vabbè, poi mi abituerò. Ah, ecco, mi hanno sistemato anche un po' le sospensioni, ecco perché la sento un po' più dura, però non credo me le abbiano indurite. Non lo so, comunque mi hanno cambiato un po' di roba, la leva è sempre la stessa. Mi hanno cambiato l'anteriore, non è più piccolina come era prima, ma è un 90-90-21. Se non mi sbaglio, non vorrei dirvi una cagata, saprete tutti benissimo che io non me ne intendo di queste cose, non ne so veramente nulla. Non so perché sto facendo questo video, nel senso non era in programma, semplicemente sono andato a prendere la moto, ho detto vabbè, andiamo a registrare dove dico che la moto l'ho ritirata e tutto a posto. Tra l'altro oggi sono stato a Orio al Serio, che è un centro commerciale a Bergamo, e mi avete riconosciuto in veramente tantissimi. Mi hanno sistemato forse il gas, l'acceleratore, perché prima era molto più rigido, adesso ritorna indietro da solo. Bello, sono felice. In questi pochi giorni mi è mancata tantissimo la mia piccola. Avrete notato intanto che io sto facendo un video ogni due giorni, nel senso un giorno sì e un giorno no. E vi stavo dicendo che sono andato a Orio al Serio perché ho un piccolo problemino al telefono. Cioè avevo un piccolo problemino al telefono perché fondamentalmente mi si spegneva più o meno 30-50% ogni volta, dandomi batteria scarica, quando in realtà la batteria era più che intatta. Di conseguenza sono appunto andato a Orio al Serio, che c'è un Apple Store, me lo sono fatto cambiare e adesso appunto mi hanno cambiato l'iPhone, ovviamente me l'hanno ridato uguale, ci mancherebbe altro. E niente, sono tutto bello felice con il mio nuovo telefono, la mia moto appena ripresa, e mi avete riconosciuto in veramente tantissimi, perché all'Apple Store vi avevo detto sul canale di Telegram che avevo fatto un girettino appunto lì a Orio, che mi avreste trovato all'Apple Store, e mi avete fermato in appunto tanti. Full throttle! Wow! Ma io ho sbagliato strada? Poi adesso sono appunto stato a ritirare la moto e sempre lì al concessionario mi avete riconosciuto in tanti. Cioè in tanti, eravate comunque due ragazzi, che tra l'altro non so se se ne sono accorti, perché ho visto che dopo che me l'hanno detto gli sono messi un po' a parlare tra di loro. Uno mi ha salutato dicendomi ciao Andrea, ma io mi chiamo Edoardo. Non so, mi ha chiesto anche una foto, quindi mi sa che ha semplicemente scambiato il nome. Però io mi chiamo Edoardo, non Andrea. Che bella la mia gomma nuova. Per il resto mi sta continuando a suonare il telefono, c'è qualcuno che mi chiama ma non posso neanche rispondere o vedere chi è dall'Apple Watch, perché appunto avendolo appena chiamato devo andare a riconfigurarlo. Avendolo appena chiamato? Avendolo appena ritirato nuovo, volevo dire. Piegare, per quel poco che piego, è stranissimo, perché ho appena cambiato la gomma ed è un po' più grande, mi sembra tutto un po' più strano, mi sembra tutto diverso rispetto a prima, però è solamente una mia sensazione. La mia moto ha qualcosa di strano, però comunque in modo positivo. Poi mio cugino, che in questi giorni ha compiuto gli anni, è andato dal meccanico poco prima che ci andassi io, se no a quest'ora saremmo insieme in moto, e ha lasciato la moto, adesso li mettono sotto un bel 70, ha cambiato il carburatore, il pignone, un sacco di piccole altre cose, quindi ci darà merda d'ora in poi, però intanto io non grippo, dai. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, da caso vi lasciare un bel mi piace. Noi ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram e dappertutto, e adios. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too.